Grazie, Ignazio, così magari provo anche, capisco le difficoltà, mi chiedo ancora scusa, perché giustamente dal fondo mi pare che arrivano dei clienti che non si sente molto bene, quindi proverò ad alzare un po' anche la voce. In questo consiglio ho appunto l'ultimo punto dell'ordine del giorno, è un punto un po' più politico rispetto ai punti tecnici, anzi decisamente politico rispetto ai punti tecnici che abbiamo visto prima. Comunico in questa sede, quindi parlo in questa sede, questo primo consiglio, la nomina degli assessori comunali e del vice sindaco. Nella giornata odierna, porta la data di oggi, 30 maggio, ho con il decreto numero 5 intento nominare la giunta comunale e nominare anche il vice sindaco. Quindi vi do lettura della composizione della giunta comunale che sarà composta dalla consigliera Loredana Calabrò, dal consigliere Salvatore Fuda, dalla consigliera Serena Palermo, dal consigliere Enrico Dazio. All'assessore Salvatore Fuda ho inteso inoltre conferire l'incarico di vice sindaco. Nei giorni che seguiranno, invece con un atto separato, attribuirò a questi assessori, a questi quattro assessori nominati, attribuirò le deleghe, su cui, considerata comunque diciamo, la situazione di questi ultimi giorni, mia precaria dal punto di vista fisico, diciamo, non ho potuto lavorare con l'attenzione che questo delicato passaggio invece merita. Quindi ho chiesto, diciamo, al gruppo di avere un po' di pazienza, di potermi prendere qualche ora in più e qualche giorno in più. Forse su cui sto già lavorando, quindi nei prossimi giorni saranno attribuite, ripeto, le deleghe agli assessori nominati, così come intendo, proprio per un coinvolgimento da parte di tutti i consiglieri della maggioranza, ragionare sulla possibilità di attribuire anche delle deleghe ai consiglieri comunque che non sono entrati in giunta. Abbiamo sempre detto, ho sempre detto, anche in campagna elettorale, che lo spirito di squadra che ci ha animato in questi anni deve continuare ad essere mantenuto alto e vivo. È un metodo che ha dato, io credo, buoni frutti in questa comunità dal punto di vista del lavoro politico. Credo che è un metodo che non possiamo disperdere e che non possiamo permetterci di abbandonare. E lo strumento delle deleghe, ripeto, anche fuori dalla Giunta, ci consente, mi consentirà, io credo, di poter mettere a frutto questo nostro metodo di lavoro. La giunta che è in campo credo che possa svolgere un'azione assolutamente positiva per la comunità di Friuli, affiancata lavoratamente, come dicevo, dal gruppo di maggioranza. Lo credo fermamente perché conosco queste donne e questi uomini e so che possono davvero dare tanto non solo a me come sindaco, ma all'intera comunità di Gioiosa Ionica.